Durante l'emergenza Covid anche medici sono diventati pazienti, pazienti di psicologi, psicoterapeuti. Lei personalmente li ha assistiti attraverso l'MDR. Quali sono stati i principali traumi raccontati? La sofferenza maggiore all'inizio poteva riguardare il timore delle persone di essere contagiate, ma soprattutto di poter contagiare i loro familiari. E quindi ricordo, per esempio, la storia di una dottoressa che in seduta piangeva e mi raccontava di quanto per lei l'immagine più dolorosa, il ricordo più doloroso potesse essere il segno di stop che faceva a suo figlio tutte le sere quando rientrava a casa. Poi però andando avanti, quando diciamo probabilmente i medici stessi hanno capito un po' di più su come difendersi dal virus e quindi hanno acquisito anche una certa tranquillità, una relativa tranquillità, quello che si è potuto osservare è invece l'accorgersi dell'enorme sofferenza intorno a loro. E spesso mi riportavano gli occhi dei pazienti che li guardavano sotto le mascherine, che magari piangevano, che imploravano loro di salvarli. E l'altra cosa dolorosissima in quei mesi per i medici era sicuramente legata alle voci dei familiari a casa, questo comunicare con le telefonate, questo non riuscire a vedersi, a comunicare direttamente e dare delle notizie che spesso erano notizie che andavano in una direzione di peggioramento. L'altra grande cosa che spesso mi sono sentita raccontare, che spesso è stata oggetto di elaborazione, è stata questi decessi eccessivi, troppo numerosi, soprattutto nella prima fase dell'emergenza sanitaria, nei mesi di marzo, di aprile, i sacchi neri in cui portavano via i cadaveri, i rumori che sono rimasti impressi, delle barelle con cui portavano via i cadaveri. L'MDR è stata di supporto anche per coloro che hanno contratto direttamente il Covid-19. Quali sono le principali storie raccontate? Sì, anche in questo caso le reazioni e le storie possono essere state differenti a seconda del fatto che noi vedessimo il paziente immediatamente dopo, che so, la terapia intensiva, quindi in reparti in cui dovevano occuparsi della riabilitazione, oppure come è avvenuto nei mesi successivi, quindi nei cosiddetti follow-up, o infine i pazienti che vediamo in quest'ultima fase. Molte storie delle persone in terapia intensiva che mi hanno colpito i miei colleghi, hanno a che fare anche con una sorta di, a volte lo chiamavano sogni, che non sono proprio i delirium tipici della terapia intensiva, ma erano una sorta di mescolanza tra alcune sensazioni fisiche che probabilmente percepivano magari nei momenti in cui erano sedati meno, a una sorta di appunto delirio, di sogno, in cui i pazienti spesso raccontavano di viaggiare, oppure raccontavano di sensazioni fisiche come il freddo, il dolore, alle quali davano però un significato. Uno dei miei pazienti mi ha raccontato che era convinto di viaggiare in una barca di notte e di essere vicino a dei pesci pescati molto molto freddi. Il supporto psicologico è stato necessario anche per i parenti dei pazienti affetti da Covid-19, soprattutto per coloro che hanno perso le persone Ci care. sono state alcune storie che mi hanno colpito particolarmente, a volte gestite direttamente con colloqui telefonici, quindi le voci straziate di mariti, mogli e figli che dicevano cose del tipo: l'ultima volta l'ho accompagnato al pronto soccorso, l'ho fatto scendere, gli ho detto vado a parcheggiare la macchina e non l'ho mai più visto. Oppure storie di persone che si sono salutate con un ciao, un cenno veloce della mano, come tante altre volte, nel momento in cui la porta si apriva per passare in un altro reparto, per andare a fare la TAC, e anche da lì non si sono mai più rivisti.